chiamato ospedale e voglio subito dei medici a casa mia. Mia moglie sta per partorire. Chiamateli subito, vi prego. Quanto costa? Ok, non mi interessa. Signore, siamo qua. Stia tranquillo, le costerà molto, ma ci penseremo noi. Veloci. Ma che bella bimba, sembra in buona salute. Tesoro, portami i vestiti Gucci per lei. Piccolina, sei molto fortunata a essere nata nella famiglia più ricca di Brookhaven. Oh sì, mamma, finalmente in gelateria. Andiamo, andiamo, voglio proprio un gelato di quelli freschissimi. Oh oh, ma c'è la fila. Lo sai che il mio gelato preferito è quello al biscotto. È proprio quello lì, non vedo l'ora. Allora, io vorrei un gelato al biscotto. Oh, quello lì ha i miei stessi gusti. Hai visto, mamma? Fantastico. Piace anche a lei, bellissimo. Ciao bambina, ti piace il mio stesso gelato? Lo sapevi? Potremmo essere davvero tanto amiche io e te. Certo, è l'ultimo. No, in che senso è l'ultimo gelato? Wow, che fortuna. No no no, ehi ehi ehi. Fermi tutti, non può essere l'ultimo gelato. Lo voglio io l'ultimo gelato. È il mio biscotto, il mio gusto di gelato preferito. Non posso certo darglielo. Non me ne frega se è arrivata prima di me. Ma che vuoi? Il gelato voglio, voglio il gelato. Mamma, diglielo che ce lo possiamo permettere, lo voglio io. Chi prima arriva meglio alloggia. Mi dispiace, c'è il turno. Non me ne frega niente del turno, voglio il gelato. Mamma, compraglielo, compragli il gelato. Ecco, brava, dagli tutti i soldi che abbiamo. Quanto gli stai dando? Dagli un milione. Un milione per l'ultima pallina di gelato, ci sta? Ma io ho 5 euro. Infatti, e 5 non batte un milione, mi dispiace, bambina povera. È più di quello che guadagno in 6 anni. Ecco, ecco, mi dia il gelato, per favore. Grazie mille, oh. Ah, ecco, bambina, vedi? Io ho il gelato, tu no. Non è giusto. Non me ne frega niente. Io lo volevo tanto e sono ricca e me lo posso permettere. Ah, com'è dolce la vittoria. Possiamo andare, mamma? Continuiamo la nostra passeggiata del pomeriggio. Tanti auguri a me. Evviva, vi siete poi mangiati la torta, l'avete appena finita. Oh, adesso finalmente ho 10 anni e come sono felice di avere 10 anni. Stavo aspettando proprio i vostri regali. Dai, dai, uscitemi i regali. Che cosa mi avete regalato? Che cos'è quello? È un... cosa diavolo? Cosa diavolo hai deciso di regalarmi? Ti piace? Non lo... Ma è un ippopotamo strano. Io ti ho preso un super regalo. Infatti è quello che sto aspettando. Io voglio un super regalo, lo vedi che sono tutta vestita di Gucci. È un salvadanaio. Che schifo i salvadanari, non mi serve. Secondo te i soldi ci stanno? I miei soldi? Ne ho tantissimi, ho bisogno di un salvadanaio. Guarda, guarda che strano, non so nemmeno come tenerlo. Tutte le posizioni più strane del mondo. Oh, mi hai proprio rovinato il compleanno. Scusate il ritardo. Oh, ciao bambina un po' depressa. Tu che cosa hai deciso di regalarmi oggi? Spero sia un regalo meraviglioso, giusto? Eppure tu, cos'è che mi dovevi regalare? Fammi vedere bene. È un... Che cavolo è? Sono dei binocoli. Un binocolo! Che schifo, guarda, te lo puoi tenere, non parlarmi più. Ragazzi, fate dei regali davvero schifosi. Una scimmietta? Ma... Fammi vedere un attimo la scimmietta. Ma dove l'hai comprata? L'hai comprata da qualcuno che costa molto poco. Da una bancarella l'hai presa. È orribile questa scimmietta. Ah, ragazzi, tenetevi tutti i vostri regali. Non me ne frega niente. Avete fatto dei regali schifosi. Davvero. Guarda, non so che dire, il mio decimo compleanno doveva essere il migliore e invece tutti voi, tu e tu me l'avete rovinato. Non so i tuoi gusti, ma come, dovresti essere una mia amica. Orribili, orribili amici, davvero incredibili, fate schifo. Non ve lo posso dire perché ho ancora 10 anni e non le dico le parolacce. Intanto vabbè, la mia festa continuerà per forza, potete venire nella vasca, plebei. Oh, ma chi se ne frega di questa cavolo di scuola. Non voglio studiare, non l'ho mai fatto e non lo farò. Certo ora, giusto? 9 più 10 uguale, bah, 21 probabilmente. Chissà che cosa starà facendo il prof. Spero non mi chiami perché non ho studiato proprio nulla. Bene ragazzi, dovrei interrogare oggi. Oh cacchio, interrogare proprio oggi, mannaggia. Fammi vedere se riesco, non lo so, a leggere qualcosa di quello che ho scritto. Ci sarà qualcosa, no? Mi sembra proprio di no, mi sa di no. No, 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 non c'è proprio niente, guarda, guarda. Non ho scritto niente, sono tutti scarabocchi. Qualche volontario? No, non io prof, mi dispiace, nessun volontario. Jenny, ti vuoi offrire? Prof, forse non ci siamo capiti. Va bene, io posso pure venire, cioè mi alzo. Cosa vuole? Hai studiato? Prof, ma che domande fa? Ovviamente no. Oh, ma benissimo. Ma prof, ma lei lo sa chi sono io? Forse non ha capito chi sono. Forse non mi conosce. Vero che non mi conosce, giusto? Rispondi a questa domanda. Sentiamo, ok?
Quanto fa 4 meno 2? Che domanda stupida, tanto la matematica non mi serve. Farà tipo 5, che ne so, prof. 2. Il voto che avrai nella materia. Oh, mio Dio, lei davvero non mi conosce. Vabbè, ok, vado a posto, sì. Poi vedrà. Andate a mangiare, arrivederci. Sì, andiamo ora, prof, grazie. Senta, le devo parlare un attimo perché è inammissibile quello che ha fatto. Si rende conto della gravità della sua situazione? Signorina, se non studia non è colpa mia. Prof, io non studio mai, è da 16 anni ormai che non studio più niente. Forse non conosce la mia famiglia. Tenga, gliene do un esempio. Ecco, perfetto, li sto prendendo tutti. Aspetti, anche un po' così da questa parte. Perfetto, gli bastano? Buon per te non avere tutta... capisco. Ah, ecco, perfetto, ci siamo ben capiti. Allora, prof, sono, come dire, promossa nella sua materia? Sì. Ok, perfetto, allora ci vediamo. Ciao, prof! Studiare, ma che sfigato. Oh, c'è il ragazzo che mi piace tanto lì dall'altra parte. Oh mio Dio, devo parlarne con le mie amiche. Ehi, Marika, mi senti? Smettila di bere quello che stai, di mangiare quel cavolo di coso. Mi senti? L'hai visto che c'è quel buonazzo di quel ragazzo che seguo da sempre? Oh mio Dio, dovrei chiedergli di uscire, secondo te? Sì, ho visto. Certo! Oh mio Dio, ok, sai che cosa? Lo faccio. Ehi, ragazzo nuovo, ciao! Come stai? Tutto ok, spero. Comunque mi stavo chiedendo se tu volessi uscire con me. Ti va bene? Cioè, insomma, sei un tipo che mi piace. Ti ho visto. Oh, questi sono per me, ma tu sei pazzo, ma davvero? Beh, ok. Oh mio Dio, sarà una cosa fantastica, un'esperienza bellissima. E magari ci potremo perfino fidanzare. Ah, mi sono appena svegliata nella mia nuova casa. Tesoro, che fai? Ti sei già messo a lavorare? Bravo, complimenti. Oh, cara, piccolina, che c'è? Mammina? Sì, dimmi, tutto a posto, cara. Posso avere la carta di credito? Ah, certo, tieni, lo sapevo che ti servivano dei soldi, ovviamente. Tieni qui, prendila tutta. Se vuoi ti posso dare anche, che so, dei soldi magari in contanti. Tieni, non fanno sempre comodo. Tieni, ecco qui. Oh, mi sono dimenticata che devo pagare pure Consuelo. Consuelo! Vieni qui, tieni i soldi, tieni. Questi dovrebbero bastare per tutto il mese, tieni. Ecco, perfetto. Ok, ora mi raccomando, fai da brava. Grazie, signora. Vai tipo, non lo so, comprati quello che vuoi e puliscimi la camera da letto, mi raccomando, ok? Io nel frattempo starò lì ferma a guardarmi un po' di televisione. Spero di non dare fastidio a nessuno. Anche perché è casa mia. Ok, ci vediamo dopo. Oddio, che tragedie che ci sono qui in TV. Io esco con le mie amiche, ciao. Ciao, cara. Oh mio Dio, la casa. Oh no, ho dimenticato quello acceso. Ragazzi, sta prendendo fuoco a casa nostra. Consuelo, devi fare qualcosa. Oh mio Dio, mannaggia, non abbiamo un estintore. Ve l'avevo detto di prenderlo. Mamma, scappate, correte via. Abbiamo perso tutto se perdiamo casa nostra. Oh mio Dio, che tragedia. Guarda, tutto ha preso fuoco, perfino il piano di sopra. Oh mio Dio, la mia casa. Ragazzi, non ho trovato niente nel cassonetto, mi dispiace, adesso siamo poveri in canna, non possiamo più fare nulla, ve lo rendete conto? Mamma, ma io ho tanta fame. Lo so, piccola. Consuelo, hai trovato qualcosa tu? No, signora. Mi dispiace, ragazzi, lei ha pure perso un occhio durante l'incidente, eppure è rimasta fedele. La pagavamo bene. Ragazzi, mi sa che questa povertà ci farà tanto male, Io mi sento già male. Sento che tipo fra un momento o l'altro svenirò. Lo so, me lo sento. Non andrà molto bene questa cosa, ragazzi. Ragazzi, è stato bello stare con voi. Oddio, no. Signora. Mamma, non mi lasciare. Vi voglio tanto bene. Mi raccomando, ricordatevi, ricca e giovane.